Ciao e benvenuti! Oggi facciamo insieme un DIY ispirato alla chiromanzia. Avrete bisogno di una mano espositore di gioielli, di anelli che potete trovare su Amazon, vi lascio il link qui sotto, della vernice acrilica matte e un pennarello d'oro indelebile tipo Mi Posca a punta fine. La prima cosa che facciamo è dipingere la mano con della vernice bianca opaca, questo perché la mano deve risultare completamente bianca e completamente matte alla fine. Date una prima passata, lasciatela asciugare completamente, dopodiché date altre due passate. Dopo l'ultima passata, io ho aspettato una notte intera per farla asciugare. Alla fine la vostra mano è pronta per essere decorata. Per la decorazione mi sono ispirata, ma non in modo troppo preciso, alle linee della mano in chiromanzia. C'è una linea curva, che è la linea della vita. Dopodiché dovrete tracciare una linea verticale che attraversa tutta la mano. C'è poi la linea del destino che attraversa verticalmente la mano. Una linea curva sotto le dita per Venere e altre due linee curve che attraversano il palmo, che dovrebbero rappresentare la linea del cuore e quella della testa. Su alcune delle linee ho scritto il loro nome. A questo punto ho iniziato a decorare, un po' seguendo le indicazioni di alcune immagini e un po' a mia fantasia. Ho fatto una luna, una stella, ho fatto alcune linee tracciate sul polso che suggeriscono delle misurazioni. Dopodiché sulle varie parti delle falangi, immaginiamole divise per tre, ho iniziato a fare i segni zodiacali. Sul primo dito ho fatto Sagittario, Scorpione e Bilancia. Sul secondo Vergine, Leone e Cancro. Sul terzo Pesci, Acquario e Ariete. E sull'ultimo Gemelli, Toro e Capricorno. Per renderla un po' più completa e decorata ho aggiunto degli altri piccoli disegni, i simboli dell'uomo e della donna al lato del palmo vicino al pollice, un'altra piccola stellina, delle righe laterali sul pollice e una stellina sempre sul pollice, però questa volta sulla punta sotto l'unghia. Questo è il risultato finale e a me piace tantissimo, anche perché adoro lo stile un po' bohemien. Penso che stia benissimo sul mio comodino vicino alla mia pietra di quarzo, lo uso come portagioielli e credo che sia un'idea molto molto carina anche da regalare per Natale a qualche amica. Fatemi sapere se questo DIY vi è piaciuto e intanto grazie di avermi seguito.